Tommaso Paradiso e la sua Ricordami, che avete appena ascoltato su Radio Fantastica. Sono le 15:32 minuti e finalmente legge la rivoluzione del lavoro pubblico: 339 sì, nessun contrario, 32 astenuti. Il tutto si è consumato il 28 luglio 2021 nell'aula del Senato. Brunetta, orgogliosissimo, ha detto: finalmente siamo riusciti a fare una riforma che in tanti anni nessuno è riuscito a fare, o quantomeno in questa fase, dobbiamo essere precisi, a proporla. Poi vedremo che cosa succederà. Ci ha anche detto il nostro primo ospite, il professor Marco Labella, docente di scienza politica, che è sempre un'incompiuta questa benedetta riforma della pubblica amministrazione. Eppure Brunetta è entusiasta, speriamo che naturalmente lo si possa essere un po' tutti. Abbiamo ragionato anche col professor Labella che qualcosina, qualche piccolo passo in avanti è stato finora fatto, soprattutto in tema di digitalizzazione, se ne è parlato tanto. Ci sono alcuni problemi che hanno a che fare poi con il pratico, il personale della pubblica amministrazione è spesso un po' invecchiato, non pronto forse a questa riforma, e poi è sempre in quantità esigua. Sono andati via negli ultimi 10 anni, diceva il professor Labella, quasi 350.000 dipendenti statali. Sono tantissimi ovviamente, e pochi di questi sono stati rimpiazzati. Scendiamo nel particolare, nel dettaglio, andiamo nelle nostre amministrazioni comunali. Ho il piacere di avere al telefono un sindaco di una cittadina che ha a che fare con l'Interland Itneo, cioè il sindaco di Gravina di Catania, che è Massimiliano Giammusso. Benvenuto sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Lei è anche un tecnico, perché ha a che fare con l'avvocatura, insomma è un avvocato anche, ne ha sentito parlare spesso di riforme della pubblica amministrazione, di cose che dovevano cambiare da un giorno all'altro, eppure andiamo molto lentamente. La comunità europea ci ha anche rimproverato, bisogna farla sta benedetta riforma, siete in ritardo, speriamo che come tante cose che succedono in Italia poi alla fine venga fatta bene, finalmente in ritardo ma bene. Nel suo piccolo, che cosa osserva, cosa sta cambiando, se qualcosa sta cambiando, che cosa le hanno dato come mezzi per poter far diventare il suo comune un po' più friendly, un po' più useful? Ma in realtà di interventi normativi, quindi di teoriche riforma della pubblica amministrazione, in questi anni se ne sono succedute diversi. Il problema è quanto efficaci siano stati e quanto effettivamente abbiano rivoluzionato intanto i rapporti all'interno della macchina amministrativa e poi ovviamente e soprattutto i rapporti tra la macchina amministrativa e il cittadino, l'utente finale, e su questo credo che ci sia ancora tantissimo da lavorare. Eppure anche nel suo comune sappiamo che si sta mettendo in moto qualcosa di nuovo per appunto rendere tutto più agevole per i cittadini. Ho sentito parlare nel piccolo o grande del comune di Gravina, di decentramento amministrativo, di apertura di sportelli a servizio dei cittadini fuori dal palazzo di città. Insomma, qualcosa state facendo per quelle che sono le possibilità di un piccolo o grande comune. Sì, noi devo dire abbiamo fatto diversi interventi per cercare di accorciare la distanza che esiste tra i nostri concittadini e insomma la macchina amministrativa comunale, a cominciare dai servizi essenziali. Anche l'anagrafe stessa noi l'abbiamo trovata 3 anni fa in condizioni davvero difficili, con il sistema di prenotazione del Ministero dell'Interno ci volevano 40 giorni per fare la carta d'identità, oggi si fa in giornata, arriva quella elettronica digitale dopo una settimana, ma le procedure si fanno in giornata. E addirittura di recente, proprio il mese scorso, abbiamo inaugurato lo sportello telematico per il cittadino, per cui gran parte dei servizi comunali sono ormai online, quindi si può effettuare le più importanti pratiche che riguardano la macchina amministrativa comunale, si effettuano ormai appunto attraverso questo sportello telematico. Abbiamo riaperto comunque i vari sportelli anche diciamo in presenza, perché col Covid c'erano state diverse restrizioni anche all'accesso agli uffici pubblici, però ormai possiamo dire di essere ritornati al pieno delle nostre forze, facciamo il ricevimento al pubblico in maniera totale, abbiamo preso delle precauzioni tra cui anche un nuovo servizio di portineria di uscerato che ci aiuta a contingentare gli ingressi, però ripeto, da questo punto di vista siamo ormai ritornati a pieno regime, incrementando addirittura le ore di ricevimento al pubblico.
Sindaco, dov'è che un sindaco di una cittadina si deve arrendere a bisogno di forze esterne al di là dei conti pubblici? Parliamo nello specifico del quadro che ha a che fare con la pubblica amministrazione, cioè dove dovrebbe intervenire da domani il ministro Brunetta o chi per lui per semplificare le vostre attività? Ma arrendere, io credo che un sindaco non si debba mai arrendere perché sono davvero spacciato. Il problema è in realtà a monte, che bisogna oggi immaginare una capacità di dare servizio al cittadino in maniera molto diversa rispetto a quello che era anche in recente passato. Noi veniamo da amministrazioni comunali particolarmente pesanti, se non elefantiche, dove c'era anche un abbondante utilizzo di persone all'interno, con la quota 100, con il mancato turnover, le fortissime limitazioni all'assunzione di nuove risorse umane. È chiaro che oggi tutte le macchine comunali, il personale ha subito una fortissima dieta, c'è stato un fortissimo dimagrimento dal punto di vista delle risorse umane, per cui oggi bisogna riconsiderare il modo in cui si effettuano i servizi e bisogna immaginare di esternalizzare sempre più possibile. Perché oggi paradossalmente riuscire a fare bene l'attività di coordinamento, di gestione, di controllo dei servizi, ma magari avere la capacità di affidarli all'esterno, quelli che si possono affidare all'esterno, quelli che si possono delegare, credo che sia la strada migliore. Per cui superare la mentalità, l'idea per cui deve fare tutto il comune, ma invece appunto delegare i servizi e lasciare al comune i funzionari comunali che devono essere preparati, e quindi bisogna investire moltissimo sulla formazione, lasciare ai funzionari comunali fondamentalmente l'opera di coordinamento e di controllo delle attività più che di esecuzione. Approfitto della sua presenza, allargo un po' il discorso perché so che ci sono tantissimi cittadini di Gravina di Catania che ci stanno ascoltando. È tutto tornato più o meno alla normalità nel suo territorio? Dal punto di vista del Covid purtroppo non ancora al 100%, anzi noi avevamo fatto un abbondante cartello di manifestazioni estive che devo dire ha avuto comunque successo da Riccardo Foglia, Michele Zerrillo, Salvo La Rosa, a Ruggero Sardo. Insomma, abbiamo avuto davvero un'estate molto coinvolgente, molto entusiasmante, però è chiaro che dal punto di vista delle presenze e anche dal punto di vista chiaramente del rispetto di determinate condizioni, noi immaginavamo che l'estate 2021 sarebbe stata quella della piena ripartenza, invece, ripeto, nonostante sia andata molto bene, sono andate molto bene le manifestazioni, in realtà siamo stati comunque condizionati dal permanere di situazioni ancora purtroppo non di totale superamento della pandemia, anzi devo dire che purtroppo siamo ancora a una percentuale di vaccinati non altissimi. Io l'ultimo aggiornamento che ho dell'1 ottobre, circa il 60% della popolazione di Gravina si è vaccinata, però con questi numeri diventa tutto un po' più difficile. Sì, purtroppo sono pochi per quella che è la media nazionale, poi non parliamo di quella internazionale, quindi ci vorrebbe un po' più di coraggio o quantomeno coscienza, per essere ancora più onesti, da parte di tutti i cittadini del comune di Gravina di Catania, così come poi non ce la prendiamo naturalmente con loro, con tutti quanti, per poter aiutare questa uscita dalla pandemia, che mi sembra sia arrivato il momento. Ci vorrebbe una migliore e una più corretta comunicazione, perché molti hanno timore di vaccinarsi, diciamo è più una paura che altro, quindi bisogna che chi è esperto del settore, chi si muove in campo medico, riesca davvero a spiegare quali sono comunque i vantaggi che si hanno dal punto di vista anche terapeutico, oltre che di prevenzione, nel fare i vaccini. Solo così credo che si possa davvero voltare pagina. Grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato. Con la convinzione, sì. Sì, credo che non sia una questione di obbligo, ha ragionissima lei. Grazie ancora, sindaco, buon lavoro come sempre, in bocca al lupo per tutto e complimenti per quello che è stato fatto. Gravina, pian piano, giorno dopo giorno, è sempre più un fiore all'occhiello del nostro Interland Etneo. Complimenti ancora, buon lavoro, grazie. Grazie di cuore a voi, una buona serata, un buon lavoro. Magazine.